In occasione delle feste natalizie la provincia ha recapitato il classico albero di Natale a Palazzo Chigi, quest'anno provvedendo anche alla donazione di 2 abeti bianchi al Quirinale e alla tenuta presidenziale di Castel Porziano. Gli alberi provengono rispettivamente dal comune di Vigo di Cadore per Palazzo Chigi e dai comuni di Falcade e Canale d'Agordo per il Quirinale e Castel Porziano. Oltre alle amministrazioni hanno collaborato all'operazione il responsabile provinciale della protezione civile Carlo Zampieri, il consulente Pier Antonio Zanchetta e il gruppo Anna Belluno guidato da Ivo Gasperin. La consegna delle piante si è svolta il 2 dicembre scorso, mentre una settimana fa gli abeti sono stati accesi a festa. Il nostro è un semplicissimo gesto di vicinanza al governo, il nostro gesto che ormai parte all'indomani della tempesta Vaia. La tradizione iniziata 5 anni fa con Palazzo Chigi continua, è rafforzata da un incarico di grande prestigio come quello di quest'anno. Aggiungiamo quindi questo meraviglioso abete, sperando che questo sia l'inizio di un percorso che potremo poi rievocare anche nelle annualità successive. Bella esperienza e anche, devo dire, molto interessante dal punto di vista proprio delle cose che abbiamo potuto vedere in tutte queste giornate di permanenza qua a Roma. La delegazione, accompagnata dal presidente Padrin, si è poi recata a portare l'augurio di Buon Natale anche al segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, che da alcuni anni riceve l'abete natalizio in dono dal comune di Lorenzago presso il Palazzo Apostolico Vaticano. È stato ancora una volta un privilegio per la provincia di Belluno, un onore per la provincia di Belluno, entrare così nei palazzi di Roma con degli alberi di Natale, Vaticano, Palazzo Chigi, Quirinale, davvero un onore per noi che rappresentiamo i nostri paesi e per la provincia intera.